Possiamo dire che il reddito delle famiglie sono le entrate della famiglia, che per larga parte sono dovute entrate da reddito da lavoro, quindi gli stipendi, le buste paga, siano esse, diciamo, da un lavoro autonomo o da un lavoro dipendente. In questo caso, in base ai dati dell'Istat, è cresciuto dell'1,3% nel periodo analizzato, soprattutto per effetto degli aumenti dei contratti del pubblico impiego, che erano fermi da diversi anni, e quindi hanno, diciamo, fatto sentire il loro effetto sulle entrate di molte famiglie italiane. L'aumento dei consumi è dello 0,1%, quindi all'aumento del reddito non corrisponde un uguale aumento dei consumi. Beh, c'è una teoria che si deve al grande padre della macroeconomia, a Keynes, l'economia keynesiana, che dice che sostanzialmente aumenta la spesa delle famiglie quando aumentano i redditi, ma aumenta in maniera meno che proporzionale rispetto al reddito, quindi aumenta di un po', mentre aumenta la propensione al risparmio delle famiglie in maniera più che proporzionale rispetto ai redditi. Quindi, quando aumentano un po' i redditi, aumenta di un pochino la disponibilità a spendere, aumenta di molto la propensione al risparmio. I consumatori tendono a spendere quando hanno fiducia nel futuro e quindi sanno che ci saranno comunque altre entrate, altre possibilità di sopperire magari anche i debiti in essere. Quando c'è timore di non riuscire a coprire tutte le voci di spesa, si tende a risparmiare per il futuro. Quindi questo dato è sicuramente legato anche a un clima di fiducia in calo presso i risparmiatori, ma anche presso le imprese.